giorno del contagio, prima che la città sprofondasse nel caos, io ero alle scuole elementari di Fairwell. Sembra incredibile, però stavo insegnando a leggere un branco di mocciosi di prima, e uso il verbo insegnare in senso molto largo. Quando vedo arrivare un bambino in ritardo, ma c'era qualcosa di strano, non aveva un bel aspetto. E un attimo dopo ha morso il compagno accanto a lui, poi un altro, e un altro ancora. Ho chiamato aiuto e lo abbiamo sedato. Poi abbiamo portato gli altri in infermeria, ma era già troppo tardi. In giro di mezz'ora, forse anche meno. Ehi, solo un attimo. Stavano cercando di sfrenarsi a vicenda. Ho dei pezzi di ricambio, se ti interessa. Il contagio si è esteso a tutta la scuola. Eravamo nel panico. Il 911 aveva già smesso di rispondere. E nessuno sapeva nulla dell'epidemia. Così ho fatto l'unica cosa possibile. Sono scappato via. Sì, sono qui. Qualcosa non va? Do un'occhiata in giro. Ora è il lago più profondo del nord. Allora, hai intenzione di acquistare qualcosa? È quello che dice il cartello. Ad ogni modo ci siamo resi conto della gravità della situazione quando un gruppo di militari è arrivato per chiudere il parco. Non te ne pentirai. L'uomo al comando, il colonnello Aldeitale, ha cercato di convincerci in tutti i modi, ma noi abbiamo declinato l'invito e abbiamo levato le tende. Vorrei aver accettato. Potrei avere altra roba dopo. Alla prossima, Vic. Cosa vuoi? Come ti pare, Nanny? Va bene. Sarà una cittadina a nord di Ferro. Forse era un negozio di antiquariato. Comunque, Gesù, questa non è una cazzo di moto. Che ci fai qui? Come vuoi. Ma che problema? Rende l'idea. Prima che il mondo sia in malore, sono andata a salutare. Non sono in cerca di guai oggi. Do soltanto un'occhiata. Ehi, solo un attimo.
Boozer, ci sei? Sì, Dick. Ehi, come andiamo? Il braccio? Come ho detto, mi riprenderò. D'accordo. Ho ancora intenzione di raggiungere il presidio della Nero per recuperare bende, pomate, quello che trovo. Sì, come vuoi. Io esco. Controllo che la montagna sia tranquilla. Boozer, no, no, hai ustioni di terzo grado. Resta lì, riposati, ok? Io rientrerò appena possibile. Sai, pensavo... Non so, potrebbe essermi utile qualcosa contro il dolore. Sì, 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 certo, magari vedo cosa riesco a trovare, magari. San John, sono Coop. Quando arrivi alla torre, il collegamento radio è stato interrotto. Questi tizi li conosci, perché sabotare Radio Free Oregon sembra un attacco personale. Ovvio che è personale. Vivevano nel mio campo. Ma erano contrari alle regole che vietano di rubare, stuprare e uccidere. Beh, magari sono come me, stanchi di ascoltare i tuoi deliri da complottista. St. John, chiudo. Accidenti! Vediamo che posso fare. Questo è il presidio della Nero. Devo trovare qualcosa di utile per il braccio di Boozer.
esserci un generatore. Bingo, ho trovato. Avanti, stronzetto, mettiti in moto. Mi serve carburante. Non si apre.
Mi serviva proprio. A posto. Piena. Cazzo, questo li attirerà verso di me. Altoparlanti, dove sono gli altoparlanti? Bende sterili, dove terranno le scorte? Sterili, bene. Come da ordini del medico. Ora non mi resta che tornare da Buso. E questo cos'è? Sembra una tecnologia nero. Una specie di iniettore. Ma perché no? Steroidi, di questo si tratta. L'unità è pronta all'evacuazione. Me l'hanno appena comunicato, il nostro lavoro qui è stato solo uno spreco di tempo. Gli infetti hanno invaso la superstrada di ferro e la centinaia. Non si può fermarli, i punti di controllo non servono. Ci ritiriamo! Ok, arrivo! No! Calma! Loro non hanno fatto nulla! Avresti dovuto svignartela con i tuoi amichetti. Benvenuto nel mio mondo, pezzo di merda. Altoparlanti, dove sono gli altoparlanti?
chiudo gli occhi solo per un momento. Boozer, mi senti? Boozer, dannazione, rispondi! Non risponde, dove si sarà cacciato?
Ian!